Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di sopravvivenza in Minecraft, la serie principale del mio canale. Allora, buon lunedì, benvenuti, buon inizio di settimana e buon San Valentino a tutti quanti, anche chi è da solo, chi non ha fidanzati o mogli, mariti, fidanzate, eccetera. Quindi tanti auguri anche a voi. Il mondo vi vuole bene, io vi voglio bene perché state guardando questo video. Sì! Quindi buon San Valentino, buon lunedì, buon inizio di settimana, buona scuola, buon lavoro, buon tutto! Yeah! Bene, allora, fatti tutti questi belli auguri perché oggi è lunedì e abbiamo bisogno di cose belle il lunedì perché lunedì è una cosa pesante di solito. Andiamo avanti subito con il progetto di oggi. Ma prima vi dico che qui il soffitto della stanza dello spirito del tempo prende forma piano piano, lentamente, perché ci vuole un sacco di tempo a posizionare tutti questi slab. E prende forma al soffitto. Gli anelli non sono più andato avanti perché è abbastanza noioso. Devo andare a rifare i calcoli, eccetera. Ogni volta faccio l'anello più grande. Però lo sto facendo, sto portando avanti questo progetto. Bene, allora adesso ho già recuperato il materiale per il prossimo progetto. Speriamo che i razzetti mi bastino. Ci buttiamo da qui in alto. Però devo scendere di quota perché se no non capisco la direzione. Allora, questo è qui, quindi devo andare da questa parte di qua. Perché oggi, come tutti sapete, come ho detto nell'introduzione, è San Valentino. E quindi volevo fare qualcosa, ho trovato qualcosa di carino da fare per San Valentino. Non mi ricordo se era lo scorso anno, adesso basta guardare la data. Avevo realizzato il cuore qui sotto, la pixel art del cuore qui sotto. Vediamo, dovrebbe esserci la data da qualche parte. Eccola qui. Sì, episodio 214, 15, 12, 21. L'avevo costruito. Quindi è dell'anno scorso il cuore qui, fatto per San Valentino. Invece quest'anno costruiamo qualcosa di diverso, di carino. Lo mettiamo qui, dove ho già spianato e messo anche... No, sono precipitato. La sagoma di quello che andremo a realizzare. Ahio. Ecco qua, ho scelto questo posto, mi pareva abbastanza carino. È il Monte Maiale, dove lì abbiamo la faccia del maiale che da qua si intravede, il cappello della strega fatto per Halloween, e qui invece ci mettiamo uno sacchiotto con un cuore in mano fatto per il San Valentino di quest'anno qui. Tanto lo avete visto nella miniatura, quindi è inutile che faccio tanto il misterioso. Allora, avremo bisogno di parecchio legno di quercia scortecciato, lana rossa, calcestruzzo rosso, lana nera e betulla scortecciata. Anche se in realtà, per quanto riguarda qua la betulla scortecciata e la lana nera, ho qualche riserva perché potreste usare anche degli altri materiali diversi. In realtà, anche per fare il corpo dell'orsacchiotto, però l'idea delle venature del legno così mi ricordavano appunto il pelo degli orsi, quindi degli orsacchiotti, e direi che ci può stare anche bene. Allora partiamo con una base di 4 e 4 per lato e un rientro di 1 con una profondità di 6 blocchi totali, quindi 2, 4, 6. Ok, allora andiamo subito avanti, saliamo di 3 perché qui andremo a riempire con la lana rossa. Potete riempirlo anche con altra lana o altro materiale. Adesso io sto usando questi perché ho idea di usare questi, ma ovviamente voi usate quello che preferite. Certo, è a tema San Valentino questo orsacchiotto, quindi va fatto così. Allora, tac. E così, allora il casino maggiore è poi nel direzionare la legna, perché le assi di legna possono essere direzionate. Vedete, queste sono in verticale, queste sono in orizzontale, come queste qua sotto. Aio! Come cacchio torno su? Ho degli scaffolding in teoria. Posso usare questi? No, ho fallito miseramente. Ok.
e si possono orientare un po' come si vuole, quindi quando avrò finito la struttura andrò a orientare tutti quelli che non mi piacciono, non sto adesso a impegnarmi a orientarli troppo perché sennò dopo non finisco più il video, non riusciamo più a combinare niente. Allora, questa parte qua dietro va poi riempita tutta, ok? Tac. E bacheca, però. Ok, queste sono le zampine. Adesso dovremo cominciare a realizzare il resto. Quindi, adesso togliamo, prendiamo il calcestruzzo qui, a questa altezza qui, usciamo di 1 e 2 e iniziamo con il cubo vicino da mettere, tac, lo facciamo largo 2, cioè profondo 2, e saliamo. Ok, 1. Adesso da qui lo allarghiamo di 2 di lato, tac, boh, e saliamo. Ho finito il cat. Ah sì, giusto perché non l'avevo contato per farlo doppio. Lol. Ho finito il calcestruzzo. Allora, facciamo una cosa di questo genere. Prendo il calcestruzzo da dietro e lo metto intanto davanti, così vado avanti e poi dopo lo riempio. Quindi mi servono di nuovo. Facciamo così. Scaffolding da mettere qui davanti. Attac. Perché avevo contato il materiale senza farlo doppio. Quando in realtà va fatto doppio. Vabbè, non importa, non importa. Quindi riprendo le misure. Ho qui 2 e 1 su. Il centro invece deve rimanere un pochino più basso. Mi sa che l'ho fatto troppo largo a sto punto. Perché il centro è questo qui. Quindi deve essere qui e qui. Esatto, questo è di troppo. Niente. Saliamo su, adesso facciamo anche dall'altro lato. Tac, quindi andiamo qui. Tac e tac. Ok, in teoria dovrebbe essere fatto il co... No, c'è qualcosa... vabbè, che capero, fioi. No, non riesco, oggi non riesco a costruire. Sono una frana. Non sto riuscendo a realizzare una stupidata come questa. Va, sali su. 1, 2 e 3, giusto. Ok. Quindi 1 spazio largo, ok. E qua è di 1. Perché profondo alto. Ah! Che cazzo. Allora, togliamo via tutto, vado a recuperare dall'altro calcestruzzo e rifaccio il cuore da capo. Allora, finalmente ho fatto il cuore giusto. E stavo sbagliando. Lol. Ok, allora adesso dobbiamo mettere le manine che tengono, anzi le zampette, essere sinceri, più corretti, che tengono l'orsa, il cuore. Quindi da qui, così, facciamo tac, 2, 3, niente. Che capero. Quindi 1, 2, questo era il terzo e il quarto, così. E qua poi andiamo a riempire di 3. Ok, perfetto. Stesso facciamo dall'altro lato, quindi mamma mia, senza precipitare. 1, 2, 3 e 4, così. E poi qua andiamo a riempire. Da 3, perfetto. Ok. L'ho fatto troppo alto qui. Devo farlo di uno più basso. Accidenti a me. Era giusto l'altro. Perché faccio tutti questi errori? Accidenti. Sembro proprio scarso. Allora, tac e tac, perfetto. Poi qua dopo di lato qua va riempito tutto, adesso non sto a... Qua va fatto di uno, un rientro di uno e va riempito così. Adesso facciamo anche dall'altro lato, tanto per farlo vedere. Ok.
Allora, ah, giusto qua avevo tappato perché era arrivato. Facciamo così. Ok. Allora, adesso andiamo avanti. Dobbiamo cominciare a salire su con il collo e poi la testa. Ecco qua, allora ho velocizzato un pochino la fase di costruzione e qui adesso abbiamo l'orsacchiotto praticamente finito, mancano gli ultimi dettagli, alcuni li ho già sistemati adesso, come ad esempio la parte del musetto davanti che non mi piaceva e l'ho fatta con una parte di fungo e gli occhi li ho sostituiti con la pietra nera, quella con l'oro incastonato. E così è molto molto più carino. Bene, ragazzi, per questo video, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E lasciate un bel like per supportarmi. E buon lunedì, buon San Valentino a tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio. Ciao! Questo maiale mi ama.